Basta taglia le forze dell'ordine. Tagliamo direttamente le forze dell'ordine. Con questo spirito, questa mattina in Piazza Anita Garibaldi, il sindacato autonomo di polizia ha allestito un banchetto per raccogliere firme a favore di una proposta di legge che accorpi le 7 forze di polizia presenti nel nostro paese, per poter così eliminare inutili costi amministrativi, come per esempio l'affitto di caserme, centralini, costi per le divise, garantire una migliore gestione coordinata e offrire quindi maggiore sicurezza. Un'iniziativa che durerà alcuni mesi, spostandosi in diverse piazze d'Italia, che può essere sostenuta anche attraverso la raccolta di firme online. I tagli alle forze di polizia rendono l'apparato meno efficiente. Tagliare le forze di polizia potrebbe eliminare molti sprechi e portare maggiore sicurezza. Il risparmio è enorme, non solo in termini economici, ma anche con un obiettivo di raggiungere una maggiore sicurezza per loro stessi. Pensate che ogni forza dell'ordine, e parliamo di 7 forze di polizia, che è un'anomalia tutta italiana, in quanto negli altri paesi europei sono state ridotte, in tutti i paesi europei, compresa la Turchia, a 2. Il risparmio perché avviene? Perché il 60% degli uomini e delle spese viene assorbito per mantenere in vita appunto ogni ente forza di polizia. Eliminandone e raggruppandole significa recuperare uomini e ridurre grandemente le spese per ogni apparato. Quindi minori spese in termini economici, gli uomini recuperati possono dare più sicurezza perché vengono reimmessi sulla strada. Un altro esempio importante da fare non è solo quello che si pagherebbero meno affitti, si pagherebbero proprio meno strutture. Considerate che una sala operativa non costa meno di 1 milione di euro, da 7 le portiamo a 2, già per ogni città abbiamo risparmiato 5 milioni di euro, moltiplichiamole per tutte le città d'Italia e capite bene quale enorme risparmio si potrebbe raggiungere. Ecco, inoltre si eviterebbero situazioni problematiche che ci sono spesso in regione, dove o non si hanno i soldi per ristrutturare caserme dei carabinieri o non si hanno soldi per gli alloggi della polizia. Assolutamente, quindi anche le spese di gestione dei beni sono ottimizzate, riducendole ad apparati all'interno dei quali poter infilare il personale, che deve essere sicuramente meno, perché un ufficio che gestisce il personale stesso può farlo per più persone e non come adesso che ci vogliono più uffici per gestire lo stesso numero di persone. Ma io vorrei anche soffermarmi nel farvi osservare che l'ulteriore risparmio che noi avremo è per evitare le multe che l'Italia sta pagando, non solo in termini di 112 che come normativa, come direttiva non è applicata, ma anche per la direttiva che dà l'indicazione della riduzione delle forze di polizia, che doveva essere adeguata dall'anno passato e che ancora invece in Italia non è stata attuata. La domanda sorge spontanea a questo punto: che cosa ha impedito fino ad ora questa riunificazione delle forze dell'ordine? La risposta in questo caso è molto difficile, perché di fronte ad una richiesta come quella che stiamo facendo noi come sindacato, come sta facendo l'Europa nei confronti dell'Italia, che porterebbe più sicurezza ed un risparmio di tasse, non si capisce quale potere forte voglia impedire che ciò avvenga. Federico Lega per Ravenna Web TV.